Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo del moderno approccio mini-invasivo alla terapia implantare e ho il grandissimo piacere di farlo insieme al dottor Filippo Tomarelli che è in collegamento da Roma. Dottore, benvenuto. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Allora, dottor Tomarelli, che cosa sono gli impianti dentali e com'è cambiata l'implantologia oggi? Allora, naturalmente gli impianti dentali nascono negli anni 60-70 con una terapia molto diversa rispetto a quella che è attualmente la terapia che facciamo noi. E il concetto è sempre sostituire un singolo elemento dentario con una vite che è l'impianto, con al di sopra una corona che è il dente che noi vediamo. Ma mentre negli anni passati si utilizzava prevalentemente a scopo funzionale per migliorare quella che è la funzionalità masticatoria dei nostri pazienti, oggi l'approccio e l'evoluzione delle nostre tecniche ha permesso non solo di andare a ricercare quella che è la funzione, che è il primo fattore fondamentale, ma raggiungere un'estetica ideale, ottimale, che porta questa riabilitazione molto simile a quella che è perfettamente indistinguibile da un dente naturale. L'obiettivo è ricreare un qualcosa del tutto e completamente naturale in maniera tale da essere assolutamente indistinguibile rispetto a un elemento dentario. Come vedete, per esempio, in questa paziente con un sorriso in cui uno è un dente, un incisivo centrale è un dente, un incisivo centrale è un impianto con una corona al di sopra, del tutto indistinguibile. E l'altra cosa importante è che oggi gli impianti devono durare nel tempo, ok? Prima era una terapia, diciamo, per i pazienti anziani, oggi è una terapia che mira a sostituire i denti anche in pazienti di 30-40 anni che per motivi X perdono un elemento dentale. Quindi la prospettiva di durata dei nostri impianti, se correttamente eseguita, deve essere appunto una prospettiva di durata estremamente lunga, come la vita del paziente. Dottore, visto il punto al quale siamo oggigiorno arrivati, gli impianti sono meglio dei denti propri? Direi che assolutamente no, nel senso che i denti propri sono un organo vitale e come tale devono essere mantenuti il più possibile. Quindi, primo obiettivo della nostra terapia come odontoiatri è di salvare gli elementi dentali. Oggi esiste una tendenza un po' troppo aggressiva nel cercare di risolvere tutti i problemi con gli impianti estraendo molti denti che magari sono mantenibili. Oggi, prima di tutto, bisogna cercare di mantenere i propri denti e fare una valutazione corretta di quella che può essere la prognosi a medio-lungo termine dell'elemento dentario e capire quindi la necessità o meno di doverlo sostituire con un impianto. La nostra società ha cercato di sensibilizzare quelli che sono i pazienti e naturalmente anche gli odontoiatri nella educazione a una corretta diagnosi e a un corretto piano di trattamento per cercare di affrontare i casi in maniera corretta senza overtreatment che purtroppo ultimamente sono un po' frequenti, un po' troppo frequenti, diciamo così. Dottore, è bello sentirle dire che fa di tutto prima per cercare di salvare il dente del proprio paziente, ma Le dico come si... anche le dico che appunto molto spesso è molto più complicato salvare il dente rispetto a estrarlo, ok? Molto più dispendioso dal punto di vista di tempo, alcune volte anche economicamente, però l'organo, il dente è un organo e va preservato il più possibile. Solo quando siamo certi che questo dente non può durare o non ha una prognosi ottimale, allora a quel punto può essere sostituito con un impianto. E come si ottiene, dottore, un dente nuovo, completamente naturale e simile ai propri denti? Allora, partendo dal presupposto che l'impianto è la radice artificiale, la vite che inseriamo all'interno dell'osso e la corona è quello che noi vediamo, che il paziente vede, tutto quello che gli sta attorno è il vestito, cioè la gengiva e l'osso, i tessuti duri e molli, costituiscono appunto il vestito attorno all'elemento dentario che permette di ottenere un'estetica ideale. Quindi non solo dobbiamo programmare un posizionamento corretto, ideale del nostro impianto a sostituire il dente, ma dobbiamo costruirgli attorno, appunto quello che dicevo, un vestito ideale, quindi andando a gestire, analizzare e gestire i profili dei tessuti duri e molli in maniera tale da avere un dente altamente indistinguibile appunto rispetto a un dente naturale. E le tecniche, diciamo, che oggi abbiamo a disposizione
per fare ciò sono tante, perché l'evoluzione della nostra terapia implantare è cambiata molto in questi ultimi anni, per cui alla fine oggi abbiamo la possibilità di studiare in maniera digitale il nostro paziente con le foto, come abbiamo visto prima, con appunto l'esecuzione di radiografie tridimensionali, con le scansioni intraorali utilizzando degli scanner, quindi delle telecamere, non più le paste da impronta, e abbiamo la possibilità di matchare tutto questo insieme, come avete visto nelle foto, nelle immagini precedenti, in maniera tale da studiare in maniera ideale quello che è la posizione corretta, ok, perfetta del nostro impianto, e riportarla poi in bocca nel momento in cui facciamo la chirurgia. Tutto questo viene eseguito prima, quindi c'è uno studio digitale molto accurato del caso prima, in maniera tale da non avere sorprese nel momento in cui andiamo a fare la chirurgia. Oggi abbiamo la possibilità di fare la chirurgia estremamente mini-invasive, ok, utilizzando delle dime che sono delle mascherine che guidano il posizionamento precedentemente studiato dei nostri impianti e posizionarli nella posizione ideale, sfruttando al massimo l'osso a disposizione, alcune volte facendo interventi senza necessità di intervenire con i punti, e la possibilità di eventualmente posizionare una corona, quindi un dente, immediatamente alla fine della nostra chirurgia. Quindi questo rende gli interventi molto più veloci, semplici per il paziente, non semplici per noi, semplici per il paziente, con minore discomfort e minore morbilità per il paziente stesso, quindi con un apprezzamento di quella che è la nostra terapia molto più alta rispetto agli anni passati. Dottore, la ringrazio molto per essere stato qui, è stato un vero privilegio per noi, a presto. Grazie molto e buonasera a tutti, grazie, arrivederci. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.